diretta Angolo Privé per conoscere meglio il nostro nuovo direttore sportivo. Senta Daniele, senta. Senti, diciamo, no? Ci diamo del tu. Sei entrato nel mondo del calcio da portiere, ho letto. E poi subito a 25 anni invece già direttore sportivo. Come e quando hai deciso di intraprendere questa strada? Ma da subito, perché da subito, da piccolo, quindi già vicino a casa. Prima si giocava ed era bellissimo per strada, e invitavo tutti i miei amici a giocare vicino a casa, già facevo le squadre, per cui era stata. Ma non pensavo di fare questo mestiere. Poi dopo ho fatto l'ISE, giocavo lì nelle zone delle Marche a Urbino. Poi dopo ho preso questa. Prima ho preso il patentino d'argento, facevo 9 anni. Poi c'è questa possibilità fortuna, sono buttato al Capovito, ho conosciuto il presidente di una squadra di Serie D, che per me fare costruire una squadra in Serie D a fare una squadra in Serie A, qui era un sogno che stava operando, e piano piano poi ho fatto 3 anni in Serie D, un anno di C2, la vecchia C2. E se non lavorasse nel mondo del calcio, qual è la tua strada? Non lo so, non ci ho mai pensato. Forse mio padre e mia madre ci hanno pensato perché erano contrari, perché non sono neanche tifosi, appassionati, dopo la famiglia era, anzi erano disperati per questa mia passione. E non ultimo, loro non erano felicissimi che iniziassi questa carriera, 4 anni e mezzo. E sei arrivato da poco, insomma, qui a Parma. Cosa pensi di questa città, anche se dipinte prima, in realtà mi hai spiegato che non è la prima volta? Sì, non è la prima volta. E l'altro giorno sono confidato con qualche amico pure di Parma, andando da Collegio verso Parma. Non credevo di rappresentare ancora la città, perché per me è stata. A me dà pure fastidio ogni tanto dire queste cose, perché sembra che le dico per la verità. Non, mi sembrava strano rappresentare una città, perché io, facendo il direttore sportivo del Parma, rappresento una città. Per cui, quando il mio lavoro è quello, per me, quando se dovessi mancare di rispetto a qualcuno, manco di rispetto a una città, non a una squadra o alla dirigenza, manco di rispetto a una città. Per cui non ci penso proprio. E l'ho dimostrato poco tempo fa. E con che spirito affronti questa nuova esperienza? E se insomma, anche per quanto riguarda la vedi possibile ancora? Lo spirito è come sempre il primo giorno, che puoi fare sempre meglio. Lo spirito è battagliero da sempre, sono stato così, e quando non lo sarò, non so se continuerò a fare questo. Sono abituato a cullarmi o a rilassare. La parola non mi piace. Cioè non mi piace, non lasciamo perdere, pensiamo a giocare. L'ho detto subito che sono uno scaramantico. Sbagliando, non serve, però vorrei cambiare, ma partita per partita ritorna sempre lo stesso. Derby dietro l'angolo, ne abbiamo parlato prima. Cosa ti senti di dire ai tifosi, anche se infatti insomma è già sì, il massimo impegno da parte di tutti, perché in campo vanno 14 giocatori contro il campo, però il derby sarà giocato da tutti. Grazie mille, Daniele Caggiano, tra l'altro lo salutiamo che ci deve lasciare, non ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità e torniamo subito. Thank you.